prima. Ok, allora c'è tutto. Comodo. Vista. Tutto. Siamo? Oggi è una giornata importante per Specchio perché è una storia che è incominciata un anno fa, che ci ha permesso di distribuire oltre 1100 dispositivi di sicurezza, 125 attrezzature a 20 ospedali torinesi e piemontesi, aiutare i giovani nella scuola distribuendo 1000 tablet e 20.000 spese ordinarie gratis per gli anziani. E poi abbiamo potuto anche aiutare 700 piccole imprese a ripartire. Grazie naturalmente a Specchio dei Tempi, perché nelle mie langhe dicono che nella vita bisogna dare metà consigli e metà soldi, quindi voi siete sempre molto preziosi, e siete preziosi non soltanto perché i progetti meritano e perché i piemontesi sono generosi, ma siete preziosi perché siete credibili, e questo è il grande merito, il più grande merito che io credo voi abbiate, cioè la vostra serietà. Ogni euro dato a Specchio dei Tempi sai che è un euro che viene speso immediatamente sul territorio, le cui ricadute sono concrete, sono pratiche, sono quelle che vediamo oggi con questo hotspot alle mie spalle, che è già pienamente operativo e che ci ricorda come noi dobbiamo continuare ad investire. Nonostante la campagna vaccini stia andando molto bene e il Piemonte sia tra le regioni che hanno i numeri migliori sotto il profilo delle vaccinazioni del nostro paese, ebbene, nonostante questo percorso vada avanti, dall'altra parte non dobbiamo smettere di monitorare, di controllare, di fare screening, di fare tracciamento e soprattutto di dare degli strumenti facili e immediati per le persone che ne hanno necessità e che sono maggiormente esposti nell'interesse della collettività. Dimmi, se ti rompo i coglioni. Vai.